Il Giappone è una nazione insulare situata nell'Oceano Pacifico. I treni ad alta velocità, si chiamano gli Shinkansen, collegano le isole principali che partendo da nord verso il sud sono in particolare quattro: Hokkaido, l'isola di Honshu, dove è presente la capitale Tokyo, l'isola di Shikoku, che è la più piccola, compresa tra l'isola di Honshu e l'isola di Kyushu, che si trova nell'estremità meridionale. I giapponesi chiamano il loro stato Nippon, paese del sol levante. Si tratta di un nome dato dai cinesi, rispetto ai quali il Giappone si trova a est, cioè nella direzione in cui sorge il sole. È un arcipelago frastagliato e montuoso, composto da più di 6.000 isole. L'area è geologicamente giovane, in fase di assestamento. In quest'area sono presenti numerosi terremoti, in quanto appunto sono situati numerosi vulcani, diversi dei quali ancora attivi. Il Fujiyama è uno dei simboli del Giappone. Il Monte Fuji o Fujiyama è considerato sacro grazie a diverse storie e leggende che nel tempo si sono tramandate. Fondamentalmente, a causa della sua origine vulcanica, il monte viene considerato come un dio in terra. Come dicevamo, è situato nell'estremità, nell'estrema orientale, nella parte estrema orientale, dell'Asia orientale, sull'Oceano Pacifico. È separato questo arcipelago di isole è separato dalla Cina, dalla Corea del Nord e del Sud, dal Mar del Giappone. Le isole maggiori, le ridiciamo, sono Hokkaido, Honshu, dove si trova la capitale Tokyo, Shikoku e Kyushu. Poi ci sarebbe anche Okinawa, che si trova nella parte meridionale rispetto a Kyushu. Honshu è l'isola centrale più grande, costituisce circa il 60% del paese, ospita la maggioranza della popolazione. Kyushu è un punto di contatto più vicino ai paesi asiatici, specialmente alla Corea del Sud. Shikoku è l'isola più piccola e meno popolosa e Hokkaido è quella più settentrionale. Poi abbiamo Okinawa, che è l'isola maggiore dell'arcipelago delle Ryukyu. Come dicevamo, il territorio è in gran parte montuoso e vulcanico, infatti ci ritroviamo nella cintura di fuoco del Pacifico, ossia quella zona a forma di ferro di cavallo che si estende lungo l'Oceano Pacifico ed è così conosciuta perché sono presenti numerosi vulcani attivi, molto esplosivi e violenti. Si calcola infatti che il 90% dei terremoti avvenga all'interno di questa fascia, che vediamo anche in quest'altra mappa. Il Giappone è solcato da numerosi fiumi che scendono dalle montagne verso le vicine coste e vengono utilizzati per l'irrigazione agricola. Sono Ishigari, Shinano e così via. I fattori che influiscono maggiormente sul clima giapponese sono l'estensione del territorio in latitudine e il fatto che sia circondato, che le isole siano circondate appunto ovviamente dal mare. Per via delle correnti fredde provenienti da nord-est e per via di quelle calde provenienti da sud-ovest e a presenza dei monsoni, in Giappone esistono climi molto vari. A nord il clima è rigido con nevicate abbondanti. Al centro si verificano forti variazioni di temperatura tra estate e inverno, giorno e notte. A est il clima è freddo in inverno e caldo in estate. A sud il clima è mite fino a diventare torrido in estate. Tre quarti del territorio sono ricoperti da foreste. L'impero sin dal III secolo d.C., l'impero giapponese, era caratterizzato dalla presenza di nobili samurai che governavano il territorio con l'amministrazione degli shogun, governatori militari. Per la gran parte del tempo, il Giappone non ebbe rapporti con i paesi vicini, se escludiamo che venne esplorato dai portoghesi nel 500. Alla fine dell'Ottocento, il Giappone si scontra con la Cina e con la Russia per la conquista di nuovi territori degli imperi coloniali.
Nel 1940 entra a far parte dell'asse con Germania e Italia e nel 1941 attacca la flotta degli Stati Uniti a Pearl Harbor. Nel 1945 si arrende dopo i bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki. Il Giappone è il paese della filosofia zen, del sumo e delle arti marziali, tra cui judo e karate. La società e la cultura asiatica del Giappone subisce l'influsso occidentale. Pur essendo una democrazia liberale, è ancora in vigore la pena di morte. È una democrazia parlamentare con una monarchia costituzionale, governata dall'imperatore Naruhito, che vediamo nell'immagine con la moglie. Naruhito è il 126esimo imperatore del Giappone dal 1 maggio del 2019. I giapponesi prevalgono, sono circa il 98% della popolazione. Collego questo fatto dovuto alla particolare chiusura del territorio col resto del mondo. C'è una piccola percentuale, è presente una piccola percentuale di cinesi, coreani, filippini e brasiliani. Il giapponese è la lingua ufficiale del Giappone, forma insieme alle lingue ryukyuane, forma la famiglia delle lingue nipponiche. Giappone gode di una piena libertà religiosa e il 22% della popolazione giapponese segue la religione buddista, ma sono presenti anche shintoisti, è presente il confucianesimo e altre religioni tipiche dell'Asia. La bilancia commerciale del Giappone è in forte attivo, il PIL pro capite è molto elevato, 33.000 dollari. A partire dal secondo dopoguerra l'industria è cresciuta rapidamente, diventando la terza economia al mondo. Molto avanzato da un punto di vista economico in numerosi settori industriali, ad esempio in ambito metallurgico, meccanico e chimico. La maggiore produzione in ambito di agricoltura sono quello del riso, del tè, dei cereali e delle patate. Si alleva il bacò da seta, che vediamo nell'immagine. È anche molto all'avanguardia nel settore della pesca. Nonostante il fatto che non abbia a disposizione molte materie prime e risorse energetiche, il Giappone è uno dei paesi più industrializzati al mondo grazie alla capacità eccezionale di organizzarsi. I settori più sviluppati sono automobilistica, elettronica, microelettronica e chimica. Molto sviluppato il settore bancario e delle assicurazioni. E il Giappone investe somme ingenti nella ricerca scientifica. Tokyo, la popolosa capitale del Giappone, una città che mescola elementi tradizionali e ultramoderni. Come dovessimo andare, noteremo che accanto ai templi ci sono dei grattacieli tutti illuminati che creano un contrasto unico al mondo.